Faccia a faccia in teleconferenza, la richiesta del sindaco di Bucine Nicola Benini è stata accolta. Il prefetto di Arezzo Anna Palombi ha chiamato a rapporto tutti i sindaci del Valdarno con i rappresentanti delle associazioni del territorio. Del resto, quello che è accaduto di recente in via Valiani a Levane non poteva passare sotto traccia. Al termine dell'incontro il sindaco di Bucine ha ringraziato il prefetto e ha detto la sua sulla situazione. Ci hanno dapprima aggiornato sulle indagini dei due incendi verificatesi alle fabbriche di Valentino e della Lemme. Ci hanno confermato che per la fabbrica di Valentino praticamente l'indagine è conclusa con questa verifica di questo incendio colposo, quindi non legato ad una mano volontaria esterna, e non è conclusa ancora l'indagine sulla Lemme, però ecco, già il fatto che i due episodi non siano collegati è già un elemento di tranquillità. Per quanto riguarda l'altro episodio che chiama in causa direttamente infiltrazioni dell''Ndrangheta, è un'indagine molto complessa che riguarda tutta la regione, che ha più filoni di indagini, quindi su quella di quello che già sapete, insomma, che già è stato reso noto dalla procura, altre informazioni non ci sono. Per quanto riguarda invece l'area di quel cantiere sotto sequestro, ecco lì la situazione è molto più complessa. Però ieri ho fatto una videochiamata con l'assessore regionale all'ambiente Monni e con il responsabile regionale di ARPAT, e quindi verranno messo in atto tutta una serie di controlli, anche di monitoraggio dei pozzi, anche privati, quelli che sono nella zona, per verificare che non ci siano infiltrazioni a livello di falde acquifere e di sottosuolo. E poi ci coordineremo, insomma, una volta che si potrà intervenire, ecco, per bonificare quanto prima anche quel sito.